Con l'approvazione lo scorso aprile della legge per l'accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale e il contrasto dell'immigrazione illegale, il Parlamento si è proposto di adeguare la macchina della giustizia al carico di lavoro causato dall'incremento del fenomeno migratorio. Per evidenziarne novità, pregi e criticità, l'Ufficio del Garante regionale dei detenuti ha organizzato a Palazzo Lascaris il convegno dal Centro Identificazione ed Espulsione CIE al Centro di Permanenza per i Rimpatri CPR, le novità della legge 46 del 2017. Con l'assessora regionale all'immigrazione Monica Cerutti sono intervenuti, moderati dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano, il prefetto di Torino Renato Saccone, la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino Maria Laura Scomparin, Elena Zeni dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, Guido Savio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione ed Emilia Rossi dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. L'Ufficio regionale del Garante ha voluto fortemente questa iniziativa di approfondimento e di conoscenza della legge 46-2017, la legge Minniti che ha recepito il decreto Minniti-Orlando sull'immigrazione, sulla regolamentazione dell'accoglienza e del controllo anche attraverso nuove disposizioni per i CIE che adesso diventano centri di permanenza per il rimpatrio e hanno modificato molte regole sull'immigrazione, sul controllo dell'immigrazione clandestina. Perché su questo siamo chiamati sia come ufficio del garante a una nuova intensa attività, ma anche perché è una delle questioni principali di tutela dei diritti delle persone in condizioni di mancata di libertà, di ristrettezza nella libertà personale. Credo sia stato un importante lavoro fecondo di iniziative, di attività e di relazioni istituzionali con la prefettura, con la questura, con gli organismi nazionali. Abbiamo con il garante nazionale l'impegno di diventare un pezzo dell'organismo internazionale di monitoraggio e di prevenzione della tortura con la bandiera dell'ONU. Sarebbe un bel successo per la Regione Piemonte, per il Consiglio regionale e per il garante dei detenuti. Sì, un convegno interessante, sono emerse spunti di riflessione importanti. Io sono convinto che le novità vanno sempre viste nell'ottica di una scelta di fondo che è la strategia dell'accoglienza, altrimenti si rischia di avere un punto di vista molto settoriale, molto specifico. Se si vuole sostenere una politica dell'accoglienza che non è fondata su muri, su ostacoli, su norme di ostacolo all'accoglienza, bisogna avere un sistema di legalità che funziona. La legge Minniti parte sicuramente con ottime intenzioni, i principi buoni però devono trovare sempre delle vie pratiche di realizzazione che diano effettività al principio e che non lo contraddicano possibilmente. Vorremmo che venissero anche previste delle procedure normative per il reclamo da parte delle persone trattenute alle autorità garanti come il garante nazionale. E poi, tra le altre cose, la previsione di un ingresso migliore e maggiore della società civile all'interno dei centri di trattenimento, per esempio gli organi di informazione che al momento non possono entrare, gli spunti che vengono da un provvedimento come la legge Minniti possano consentire dei passi ulteriori e dei passi avanti.